Buonasera a tutti, sentite bene? Tutto a posto? Ok, allora innanzitutto vi ringrazio per la presenza e per la partecipazione, vi ringrazio a nome del collettivo culturale Francavillese e potete vedere qualcuno dei membri, qualcun altro è lì e vi spiego innanzitutto che cos'è. Siamo un gruppo di giovani di Francavilla, per lo più studenti fuori sede o qualcuno non fuori sede, che insomma, abbiamo deciso di mettere in piedi questa futura associazione, perché ancora non siamo un'associazione, e per promuovere dibattiti, eventi da un punto di vista, diciamo, culturale e sociale, che abbiano come tema il nostro territorio, il nostro paese o anche temi internazionali, non ci precludiamo nessun tema, insomma. E l'obiettivo che abbiamo è quello di essere un gruppo indipendente, quindi fuori dalle logiche di partito, fuori dalle logiche, vecchie logiche che evidentemente non funzionano né in questo paese né in altri, quindi è un obiettivo ambizioso e il tema di oggi, il petrolio in Basilicata, lo dimostra, insomma. Quindi già iniziare nel mese di agosto a parlare con un tema come questo sicuramente è una cosa ambiziosa, insomma, ma contiamo di riuscirci. L'Italia negli anni ha saputo sempre avere uno sguardo importante verso l'efficienza energetica, che negli ultimi anni però si è persa. Avevamo lavorato bene per quanto riguardava sia l'efficienza energetica sia le nuove tecnologie, quindi l'utilizzo della cogenerazione, della trigenerazione. Dobbiamo riprendere e puntare su questi due aspetti, quindi efficienza energetica e rinnovabili, per arrivare ad una sostenibilità vera e non basata solo ed esclusivamente su discorsi demagogici. Si è stimato da qui al 2035 che il fabbisogno energetico crescerà del 36% e le fonti tradizionali, quindi le fonti derivanti dal petrolio, riguarderanno soltanto il 50%. Oltre questo valore, il resto sarà coperto dalle rinnovabili, dall'efficienza energetica e sarà coperto dalle biomasse. Mai come oggi abbiamo una situazione di grande incertezza, sia economica, politica, che si ripercuote senza alcun dubbio sulle scelte energetiche. Ed è appunto dall'energia che possono arrivare nuovo stimolo e nuova linfa per quello che sarà lo sviluppo del nostro pianeta. Concludo sull'aspetto legato al petrolio. Il petrolio, per la prima volta negli ultimi 20 anni, dai dati dell'ENEA e dai dati del World Energy Outlook 2010, è in discesa. Parliamo dell'Italia, non solo dell'Europa, ma anche in Italia. C'è una flessione dell'impiego del petrolio, che per noi è una fortuna, in quanto non siamo produttori di petrolio. Basta pensare che la sola Basilicata produce oltre l'80% dell'intera produzione nazionale, coprendo oggi circa il 6% del fabbisogno nazionale. E secondo invece l'accordo che è stato firmato lo scorso 29 aprile, si passerà da 75.000 barili a circa 175.000 barili, raggiungendo una quota che coprirà circa il 15%. Su questo consentitemi di fare, più che da tecnico, da cittadino lucano, un'osservazione. Mi piace la frase che è riportata sul camper: questo non è l'anno zero delle estrazioni. Abbiamo il petrolio qui da ormai 15 anni e ricadute positive sul territorio sempre poche. E soprattutto parliamo di una fonte ad esaurimento, quindi da qui a 50 anni non ne avremo più di petrolio. E cosa avremo lasciato ai nostri figli?
Inquinamento, sporcizia, qualche torre che brucerà il gas residuo all'interno dei pozzi? E ricadute occupazionali dove sono? Le ricadute infrastrutturali dove sono in questa regione? Ben venga la 90 euro per la benzina, però ricordiamoci che il popolo lucano è un popolo orgoglioso. Non tiriamo troppo la corda. Se è un inizio per far capire che il petrolio si è accorto che esistono i lucani, va bene. Ma se vogliamo alzarlo come vessillo di vittoria, mi pare un po' umiliante questo aspetto. Sta diventando una colonia energetica la Basilicata e dei rifiuti, dove i cittadini non ne traggono un profitto e si vedono sottrarre nell'arco degli anni il territorio, che è una fonte di ricchezza che può essere utilizzata in tanti modi. Bisogna solo farsi furbi e utilizzare l'intelligenza per utilizzare il territorio. Non si può costruire il futuro di un territorio su una risorsa a termine, che non sono 50 anni nel mondo sono 50 anni, ma in Basilicata col ritmo delle estrazioni possono essere 5 o 6 anni. Per cui pensate di costruire un futuro su 5 o 6 anni di estrazioni con 56 litri di, con la promessa di 56 litri di benzina, perché cioè, è quello l'abbruttimento culturale, cioè siamo ridotti così in basso che si considera un lucano uno stupido. Lucano è uno stupido per molte persone. Cioè, vediamo se hanno il coraggio di risponderci su questo tema scottante che è la salute delle persone. È più importante per un'azienda mettere un depuratore, spendere soldi nella depurazione, o li spendiamo noi i soldi per curarci quando ci ammaleremo? Il malato di tumore è una famiglia, e sa una famiglia che cos'è un malato di tumore, insomma. E se il malato di tumore deriva dalle condizioni ambientali che ci sono in questa regione, allora qualcuno dovrebbe dare delle spiegazioni. Per cui l'indagine epidemiologica, è stata mai fatta un'indagine epidemiologica? Che nella zona di Viggiano le malattie respiratorie sono aumentate del 40%. La favola dell'occupazione: non c'è occupazione col petrolio, c'è un business diretto sull'estrazione del barile, per cui le royalty più basse del mondo, le concessioni tagliate su misura. Se riusciamo a mantenere gli ecosistemi, l'acqua è una risorsa per tutti, l'acqua dalla vita, il petrolio fa ricchezza a pochi, questo è poco ma sicuro. C'è un esproprio di identità culturale anche dei luoghi di vita delle persone, quindi noi dobbiamo renderci conto che non è pensabile trasformare i nostri luoghi, le nostre campagne, le nostre zone rurali in una sorta di protettorato, colonia energetica. Le scelte che riguardano il futuro sono le rinnovabili, è stato detto qui, no, dall'ingegnere De Benedetti. Il futuro è sicuramente sulle rinnovabili, però io metterei, e ce ne dimentichiamo molto spesso, che tra le fonti è il risparmio energetico. La prima fonte di energia è il risparmio energetico, a patto che si realizza una rete corta di produzione, che questa energia venga immessa nella rete comunale. Se c'è un surplus di energia la vendiamo all'esterno, se invece abbiamo bisogno di energia la acquistiamo dall'esterno. Questa è una cosa seria, e non sto parlando di fantasie, sto parlando di qualcosa che già paesi come la Germania, che non è un caso che si trovi in una situazione di... perché investe sul futuro. È un fatto di scelte, cioè la politica, i partiti che ci rappresentano devono avere la capacità anche culturale di guardare e prefigurare un futuro che attualmente non c'è.